Eccoci qua, intanto ringrazio il signor Andrea Lavaioli per avermi ospitato e niente, adesso andiamo con l'intervista. Bene, prima domanda, in che anno è nato lei? Nel 1935. Ok. Dove è abitato durante la guerra mondiale? Nel principio della guerra abitavamo a Forlì. Poi una notte vennero bombardati, suonò l'allarme e siccome avevamo la casa a Terra del Sole ci siamo venuti a piedi a Terra del Sole, poi siamo tornati a Forlì in seguito e poi siamo stabiliti a Terra del Sole definitivamente. Lei quindi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale di persona. Insomma, ho visto il passaggio tempo della guerra, ero un bambino, ma avevo 9 anni, ho vissuto quello che vedevo uno da 9 anni. Quali episodi si ricorda, i più belli, quelli più straordinari? Siccome i più brutti eravamo andati al fiume a pescare, ci vennero a avvisare che i tedeschi cercavano i partigiani. Siamo scappati via e un ragazzo che è rimasto lì, che non aveva sentito quello che ci ha detto di andare via, l'hanno mitragliato, l'hanno ammazzato. E io li ho visti dopo, ero già, sono passati davanti a casa, inquadrati, li vedo corpi, sembra ancora di vedere. Alla collina così Sì, vedo. la collina è stata molto pesante. Quando sono uscito in giro c'erano tutti i schegge che scottavano, schegge sono le colline Dopo il bombardamento. dove il bombardamento. Siamo tornati su in montagna e lassù. Poi ho visto un giorno, dopo ci siamo trasferiti in cima alla collina. E di lassù un giorno è arrivato verso mezzogiorno così, io ero seduto sotto un'ombra, sotto un albero, era d'estate, è arrivato un caccia inglese e quando è passato una contrada come da Villanova ha cominciato a sparare. Io guardavo come in un film preciso. La sparava, si vedevano i fumetti perché loro facevano i fumetti quando sparavano, che scoppiavano le cose. L'aeroplano era un caccia, andava giù in picchiata e mitragliava, e poi su, poi quello là continuava, ma ha continuato. Finché ha fatto la picchiata, ha sganciato due bombe e saltato in aria tutto al contrario. Si è visto il fumo proprio quando è saltato in aria. Io l'ho visto come in un film, preciso, non lo dimenticherò mai. Quindi lei a quell'età l'ha vissuto come un film, diciamo, No, un'esperienza, una bella esperienza. quel coso lì ho vissuto come in un film, ho visto altre cose che ho avuto paura. Ah, certo, sicuro. Quando nel film abbiamo avuto una bella paura. Ah, Il immagino. ragazzo che pescava di sotto, Ci ha quando li ha rimesso. visti è scappato, loro gli avevano detto che c'erano i partigiani nel fiume, gli ha sparato, hanno fatto secco. Come venivate informati delle notizie relative alla guerra? Eh? Come venivate informati delle notizie Ah, relative alla guerra? suonarono le campane, vedere cosa è successo. Noi avevamo le pecore, le cose per avere il latte perché non c'era niente loro. E suonarono le campane, corre, cosa è successo, cosa c'è, è finita la guerra. E allora erano tutti contenti, però la miseria mondo, era sempre la stessa cosa, chi ne aveva mangiava, quelli che avevano un po' di terra mangiavano, la povera gente dei paesi non avevano niente, niente. Ha mai avuto paura di morire durante la Seconda Guerra Mondiale? No, una sera eravamo mentre veniva il passaggio della guerra, che stavano arrivando gli americani, eravamo perché arrivavano le granate e stavi nelle cantine,
per evitare di essere presi. Eravamo in una cantina, arrivarono i tedeschi, cominciarono a parlare di partigiani, eravamo tanta gente lì e abbiamo avuto una gran paura. Una gran paura abbiamo avuto, ma dopo snicchi snacchi, io non so cosa abbiano detto, non mi ricordo, sono andati via. Sei stato, sei a conoscenza dei rifugi utilizzati in caso di allarme? Sì, dove? Terra del Sole è tutto circondato dalle mura e sotto sono tutti rifugi, sono tutti tunnel con 4 metri di muri, 4-5 4 metri di metri. muri. Tutto il paese era lì sotto, quando suonava l'allarme si infilavano tutti là dentro. Gente che ha vissuto tutta la guerra là sotto, perché è enorme, sotto è tutto vuoto. È straordinario. Ho visto, un giorno guardavamo che c'era del fumo, siamo trasferiti un'altra volta in una cantina a Terra del Sole dove ci sono i palazzi alti e nella piazza lì guardavamo che si vedeva il fumo, del fumo che arrivavano le granate, stavano per arrivare gli americani. Mentre eravamo nella porta è arrivata una granata proprio davanti a noi, via uno dosso l'altro, è stata una tragedia. Sei stato ferito o hai visto feriti o ancora peggio dei morti? Ok. Questo è il periodo del fascismo in Africa. Anche questo. Questa era la gente di Terra del Sole. Era la gente di Terra del Sole. Aveva dei fratelli o parenti in guerra. C'è uno zio che è morto in Russia. In Russia durante la guerra. Ah, Sì, non è più tornato, come certo. tanti sono andati in guerra in Russia e non è mai più tornato. Era mio zio. Che cosa ricordi del dopoguerra? La miseria, che ce n'era tanta, il lavoro non si trovava. Abbiamo un po' tribolato, sì. E chi ne aveva mangiava, chi non ne aveva guardava quelli che mangiavano, che il padrone aveva disfatto tutto, aveva disfatto. Noi che avevamo, come ti dico, però anche noi nel terreno, i tedeschi avevano fatto tutti i buchi per mettere le munizioni. Hanno fatto tutte le baracchine, quindi non potevamo neanche coltivare il terreno. E dopo abbiamo dovuto aspettare, ci metterci, abbiamo... insomma è stata dura. Devi sapere che al tempo della guerra, prima che passasse la guerra, quelli che insomma ai cittadini gli davano un etto e mezzo di pane al giorno nero con la crusca dentro, un etto e mezzo al giorno. Chi aveva il terreno, quando venivano a battere il grano, te ne lasciavano 2 quintali, una roba del genere, adesso mi ricordo bene il peso, so che il resto lo sequestravano, andavano a Hamas. E se te non ne potevi perché in seguito c'erano due fascisti che badavano che tu non prendessi più di tanto, ti lasciavano quello. Allora noi alla notte battavamo il grano con un bastone e soffiavamo via le reste, la pula si chiamava. E poi dopo. E poi dopo lo macinavamo con un macinino, perché a sua volta c'era un fascista che badava nel mulino, badava che tu non andassi a macinare del grano, più di tanto ne potevi macinare. E allora noi lo macinavamo a mano.
E a casa avevamo che contadini già campavano perché avevano la mucca, avevano la capra, cercavamo di avere il maiale da mangiare, da ammassare, però anche lì dovevi pagare i dazi, poi più di tanto ne potevi, ma lì te la cavavi in una maniera o nell'altra. Ma la povera gente non aveva niente da mangiare in paese, specialmente i toscani venivano tutti qui da noi. Noi ne avevamo poca, Si faceva la fame. quindi c'era da stare, da stare, io mi Immagino. ricordo, avevamo le galline che facevano, noi bambini ci mandavano dietro le pecore, avevamo due o tre pecore, due o tre capre, andavamo nel fiume, dietro nel fiume là, dove non c'era, a far mangiare le pecore, le capre, stavamo in giro tutti i giorni, ci portavamo un paio di uova che lo cuocevamo con la legna, era anche divertente alla fine, Sì, certo. però almeno mangiavi qualcosa, ecco. Avevamo l'uva che bisognava badarle perché quelli del paese non avevano niente e ti rubavano l'uva, e allora bisognava sempre badarle perché altrimenti te la rubavano. Anche loro avevano bisogno di mangiare, e era magari dura. Certo. Okay.